aquí está toda la vida del mundo. Hay que cuidar esta región. El agua, todo el agua del mundo está aquí. Hay que invitar a la gente que venga a ver o que vea en internet la Patagonia para que sepa que esto no se puede perder. Nadie puede venir a poner represas ni nada, porque si hace eso, entonces se están matando ustedes mismos. Ahora el 19 de diciembre voy a cumplir 92 años. De entre edad, todavía no cumplía los 6 años cuando entré aquí al Baque. Entonces, saque usted la cuenta, porque estoy en contra de la represa, no me voy a poner a exagerar. Y le dicen, hasta aquí hay cosas que yo creo che se la stanno approfittando a Iroisen. Don Cecilio non è l'unico a pensarlo. C'erano centinaia di persone insieme a lui nel novembre del 2007 alla cavalcata di protesta attraverso l'Aysén. 9 giorni in sella per celebrare lo stile di vita della Patagonia e dire no al progetto di Iroisen. Con il tempo tutto il Cile si è mobilitato. Ora le associazioni coinvolte nella campagna Patagonia sin represas, cioè Patagonia senza dighe, sono più di 70. È il 2006 quando Endesa Cile e Colbún decidono di creare una terza società, Iroisen, per portare avanti un progetto estremamente ambizioso, la costruzione di 5 megadighe sui fiumi Báquer e Pascua e una linea di trasmissione lunga 2300 km, con torri alte dai 60 ai 70 metri. Torri che attraverserebbero il 51% del territorio cileno, 16 aree protette dallo Stato, 32 aree protette private, migliaia di proprietà, tra cui molti terreni mapuche, ottenuti a caro prezzo e difficilmente sostituibili. Lo scopo è rifornire di energia la capitale e le miniere del nord. L'impresa insiste nel dire che il Cile ha bisogno di Iroisen e nemmeno i politici si risparmiano. Il ministro per l'energia Ricardo Raineri ha più volte espresso la sua approvazione nei confronti del progetto. Lo stesso presidente Sebastián Piñera avrebbe dichiarato che il punto non è se si faranno o meno le dighe, ma come si faranno. Solo la Bancada Verde, un piccolo gruppo di parlamentari e senatori, si spende perché il progetto venga bloccato. Il Parlamento ovviamente può essere questione, può essere molta comunicazione, non tiene nessuna attribuzione legale per impedire un progetto come questo. I motivi sono molti. Prima di tutto la presenza di un sistema elettivo binominale che non rispecchia con fedeltà le preferenze del paese. Poi il persistere di un modello economico liberista ispirato alle teorie di Milton Friedman, il quale comporta anche un prelievo fiscale tra i più bassi al mondo, tutti i residui della dittatura di Pinochet. La libertà assoluta di inversione fuori del paese, dentro del Cile. In Cile? La política energética no depende del Estado, depende de lo que las empresas quieren hacer, dónde quieren invertir y en qué momento. Y en qué quieren invertir. No hay una política de Estado en materia energética. L'economia cilena si fonda sullo sfruttamento delle risorse naturali, sull'industria mineraria in particolare, un tipo di attività dallo scarso valore aggiunto e nel complesso poco redditizia per il paese. Molto vantaggiosa invece per i grandi investitori stranieri, come la Barrick Gold, ad esempio, che sta ora iniziando i lavori in quella che sarà una delle miniere d'oro più grandi al mondo, Pascua Lama. I cileni nemmeno in questo caso sono stati consultati e i loro rappresentanti spesso lavorano per il privato e il pubblico in un continuo scambio di ruoli. Se generò desde el gobierno de Frei una situación muy complicada, empezó una migración de ex funcionarios públicos hacia empresas privadas y de empresas privadas hacia el sector público. Una especie, aquí lo llaman las sillitas giratorias o la puerta giratoria. En este momento hay, por ejemplo, una instalación muy compleja de personas de un partido de la Concertación que se llama Partido por la Democracia, PPD, en las empresas eléctricas. Concretamente tenemos a Eugenio Tironi, PPD, que está en el directorio de Enersis, pero que además, a través de su empresa Tironi y Asociados, le hace el marketing al proyecto de Iroisen. Jorge Rosenblut, que también es PPD, que fue
subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Eduardo Frei, y él hoy día es presidente de Endesa, Daniel Fernández, como vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén. Non sorprende allora che la direzione generale delle acque sia guidata oggi da un ex avvocato di Hidroaysén, che aveva tentato invano di avere i permessi necessari alla costruzione delle dighe, permessi oggi ottenuti. Spesso si gioca al confine della legalità, un confine poco visibile, perché i vuoti nella legislazione ambientale sono enormi. In Cile si può persino dividere un progetto a metà, per farlo sembrare qualcosa di diverso. Nella valutazione di impatto ambientale si tace sulla possibilità di elaborare progetti più sostenibili. Qui il metro di giudizio è solo economico. La linea elettrica aerea ha un costo irrisorio rispetto alle cifre di cui si parla quando si argomenta su altre fonti di energia, il petrolio, nucleare, e quindi diciamo che è un consumo indifferente rispetto a quello che è il vantaggio nella produzione di energia elettrica. Il problema è nell'impatto ambientale. Los ecosistemas son sistemas vivos. El Báquer es como el sistema aorta o como una arteria femoral. Cuando tú colapsas una arteria, tiene una insuficiencia arterial en todo tu territorio. Son sistemas refrigerantes. Baja la temperatura del curso. Entonces, esos ríos están al lado, por ejemplo, de Campo Hielo Norte, de glaciales. Si tú represas los ríos con esos caudales, va a aumentar la temperatura y va a aumentar el deshielo. L'obiettivo dell'energia alternativa, dell'energia verde, è quello di pensare una produzione di energia su situazioni piccole che servano quindi realtà di modeste dimensioni ed evitare le grosse centrali. Distribuire anche l'impatto della produzione di energia su un territorio molto più vasto. Come se non bastasse l'impatto ambientale, il progetto di Hidroaysén porterebbe anche ad un blocco del mercato dell'energia e impedirebbe lo sviluppo delle fonti rinnovabili non convenzionali. Queste potrebbero garantire una vera indipendenza anche dal capitale straniero. Ma le piccole centrali convengono solo ai cittadini e non alle imprese.